Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Andiamo a accendere la Pasquale. Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento ormai fisso con Paolo Puttas, che è diventato ormai un amico della nostra parrocchia, della nostra comunità, ma anche della nostra diocesi. Ecco, stasera tocchiamo un argomento bello, importante, di cui non sempre all'interno anche delle nostre parrocchie abbiamo l'opportunità di discutere e di convenire, cioè sull'essere profeti, su quello che significa, su quello che è significato ieri e su quello che significa oggi, anche nella nostra visione futura di Chiesa. Troppo spesso negli ultimi anni la Chiesa è stata tacciata di non essere più profetica, cioè di non saper guardare più oltre, saper tracciare bene una strada, o almeno di non intravederla, tra le tante cose che succedono anche nel mondo, nella nostra società. Ecco, allora stasera ci ritagliamo un po' di tempo per capire cosa significa oggi essere profeti, e ce lo racconterà Paolo anche riportando un po' passaggi del suo ultimo libro, che è in uscita proprio in questi giorni in libreria, che parla proprio di questa cosa. Allora, per prepararci al meglio, come in ogni momento che si conviene, in cui ci mettiamo anche alla presenza del Signore, vi chiedo di fare un attimo di silenzio, di lasciare fuori da quest'aula liturgica anche tutti i nostri affanni, le nostre preoccupazioni, perché il cuore, le orecchie, la mente stasera si possano aprire all'ascolto, al dialogo, alla voce anche che qualche volta nella mia vita, ma anche qualche altro, ha sentito anche un po' profetica, quella di Paolo, che in questi anni ci ha accompagnato in questo percorso e che ci auspichiamo che Paolo lo faccia. Quindi, ecco, vi chiedo qualche attimo di silenzio per poi entrare nell'ascolto. Grazie a tutti voi, grazie amici di essere venuti, grazie a Pasquale che mi invita sempre ormai e grazie a Gaspare. Sono contento di essere qui per qualche giorno per incontrare diversi amici e di condividere con voi una riflessione che sto portando avanti. Sapete che quando vengo di solito cerco di condividere quello che ho imparato, scoperto, in questo caso nella stesura dell'ultimo libro che è uscito in questi giorni, anzi mi spiace non ci sia oggi, chiedo scusa, ma proprio è questione di ore, sui profeti. Come alcuni di voi sanno, ho dedicato gli ultimi 2-3 anni della mia vita ad approfondire i testi dell'Antico Testamento, e dopo aver fatto i patriarchi, dopo aver fatto i re, sono arrivato sui profeti e la profezia e mi sono pentito subito. Dovete sapere che i profeti praticamente sono un terzo dell'intera Bibbia. Quindi la fatica principale è stata scegliere, capire, per mettere insieme. Allora, prima di parlarvi di alcuni profeti di cui mi sono perdutamente innamorato, vi prendo lo stimolo della presentazione che ha fatto Gaspare. La prima cosa da dire è rispetto alla profezia e ai profeti. A volte noi pensiamo che i profeti siano dei personaggi un po' strani, ci viene in mente Giovanni Battista, che in effetti era un profeta strano, un po' particolare, anche un po' respingente, però abbiamo in mente il profeta come qualcuno che indovina il futuro. Cioè, una profezia nel linguaggio comune indica qualcosa che sta per succedere o che succederà e qualcuno racconta. Non soltanto i profeti dell'Antico Testamento, del Primo Testamento, ma pensate, ogni tanto trovate queste novità di qualcuno che dice: ah, c'è stato, ne so, Celestino, la profezia di Celestino. Qualche anno fa, io ogni volta cerco di sincronizzare l'orologio, si parlava della fine del mondo del 2012, è passato il 2012. Io aspetto sempre a pagare le rate del mutuo, ma non mi va bene. Spero anche voi non faccia così. Non è questo. La profezia, il profeta non è uno che immagina il futuro, che indovina il futuro, che ha delle visioni strane. Quello è l'indovino.
quasi sempre un ciarlo a tavola. Il profeta della Bibbia, il Nabi, così si dice in ebraico, è colui che aiuta a interpretare il presente, non che indovina il futuro. Cioè, che aiuta il popolo di Dio, prima il popolo ebraico e poi ancora noi oggi, a leggere la nostra vita dal punto di vista di Dio, dallo sguardo di Dio. E lo fa in molti modi. Normalmente il profeta non è uno che si è specializzato, che ha studiato, non è quasi mai, a parte Ezechiele, un sacerdote, vuol dire un sacerdote dell'Antico Testamento, della tribù di Levi. A volte è un personaggio particolare, come Mosè, che viene cresciuto alla corte di Faraone, ma a volte è, come dice lui stesso, un raccoglitore di sicomori, come il profeta Amos, oppure un sacerdote del Tempio, come Ezechiele, oppure uno che faceva il pastore, come Geremia, che viene preso a sassate da tutti perché è considerato un oiettatore, oppure uno che ha una vita affettiva molto molto complicata, Osea, che si innamora perdutamente di una simpatica signora, Gomer, che però di mestiere fa la prostituta sacra, che non è proprio un mestiere che ti aiuta, come dire, di essere una relazione d'amore serena. Insomma, la cosa interessante è che Dio non abbandona mai il suo popolo. Lo ha accompagnato con i patriarchi, lo sostiene con il re, chi di voi ha avuto la pazienza di leggere quel libro, L'Arpa e la Fionda, è stato interessante anche vedere il rapporto fra fede e religione, vita sociale, vita politica, il re di Israele, i Nagid, il principe di Dio, e invece oggi vediamo i profeti, la profezia. Faceva notare giustamente nell'introduzione Gaspare come in teoria la Chiesa, quando parla di se stessa, mi riferisco in particolare al Concilio Vaticano II, che un po', se volete, insieme alla Sacra Scrittura e al quotidiano del giorno, i tre testi fondamentali della nostra vita spirituale. Ebbene, interessante perché i padri del Vaticano II, i nostri vescovi, questo documento straordinario che è la Gaudium et Spes o la Lumen Gentium, che parla della Chiesa, parla della missione profetica della Chiesa, cioè dice la stessa cosa che i profeti hanno fatto fino a Giovanni Battista, di aiutare a interpretare la vita presente, ad aiutarci a dare una chiave di lettura nella fede di quello che viviamo, in teoria lo dovrebbe fare la comunità cristiana, la Chiesa. I profeti lo fanno rispetto al popolo, Israele prima e la Chiesa dopo. La Chiesa dovrebbe farlo in riferimento al mondo, aiutare il mondo a capire che cosa ci sta succedendo. La Chiesa potrebbe, dovrebbe, le nostre comunità potrebbero, dovrebbero nel quartiere dove viviamo, avere uno sguardo profetico su quello che sta vivendo. Non ragionare come tutti gli altri, dire le stesse banalità che dicono tutti gli altri e lamentarsi come fanno tutti gli altri. Quello è quello che sta succedendo. Cioè, o l'incontro con Cristo cambia almeno il nostro modo di vedere, e poi speriamo cambia anche un po' la realtà, oppure si spegne lo spirito di profezia, ci si siede, ci si scoraggia. Ora, voglio dire una cosa prima di iniziare a raccontarvi un po' dei profeti, anche se un po' ne sapete, ma cercherò di sottolineare una caratteristica per alcuni di questi. Viviamo tempi gravi, siamo tutti d'accordo? Sì. Abbastanza. Siamo tutti abbastanza scoraggiati qui dentro? Sì. Sì. Beh, siete normali, sai. E tutti diciamo, siamo un po' preoccupati per il futuro, tutti sì, qui dentro? Ok, bene, sappiate che è sempre successo così. È successo così nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, nei primi secoli, nei secondi secoli del Medioevo, del Rinascimento, sempre. Ricordo tempo fa leggevo dei testi di autori latini, quindi prima del cristianesimo. Ed era bellissimo sentire fiordi poeti latini che si lamentavano i giovani d'oggi. Pure quelli che dicevano, ah, nessuno più rispetto per la vecchiaia. È vero, tendenzialmente abbiamo un po' sempre l'abitudine a vedere il bicchiere mezzo pieno, anzi, il bicchiere mezzo vuoto. Per esempio nelle letture domenicali che stiamo leggendo, l'abbiamo appena letto questa domenica, oggi è mercoledì, questa domenica, e poi domenica prossima che Cristo Re, e poi inizia l'Avvento, ma la prima domenica di Avvento con Luca e che abbiamo appena letto Marco, era un po' inquietante, quando Gesù in questo linguaggio un
po' tecnico che si chiama apocalittico, il linguaggio apocalittico di uno che le spara grosse, pa, 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 per scuotere la gente. Allora Gesù in un linguaggio, pa, 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 avete sentito, diceva tutto storto, si rovina tutto, una catastrofe. Però invece di interpretare in maniera negativa, come a volte noi facciamo, Gesù dice, bene, quando capita questo, e lui dice, è il momento, Signore, oggi succede questo, il Signore dice ai suoi discepoli, bene, voi alzate lo sguardo. E io penso, e penso che chi fra di noi è un po' più dentro la vita della comunità, nel servizio sacerdotale, come diaconi, come animatori, catechisti, responsabili della carità, io penso che in questo momento storico della nostra Chiesa e del nostro mondo e della nostra Europa e della nostra Italia, della nostra città, in cui le cose vanno un po' storte, un po' bene, ma noi guardiamo sempre le storte, il grosso rischio che abbiamo, e questo a me sì che fa preoccupare, come Chiesa, è di ragionare come fa il mondo. Come quando, ricordate, a settembre abbiamo incontrato, sempre nel Vangelo di Marco, Pietro che prende da parte Gesù, ma ci sarà di Filippo, Gesù ha appena detto che chi sono io per voi, Pietro ha risposto per gli altri, Gesù ha detto in che modo lui Gesù intende essere Messia, cioè che è disposto a morire piuttosto che cambiare idea su Dio, e Pietro lo prende da parte, insomma, scoraggio il morale delle truppe, e Gesù dice a Pietro e a noi, dietro di me Satana, ritorna a essere mio discepolo perché ragioni secondo la logica di uomini e non secondo la logica di Dio. Questa è la grande scommessa, tornare noi discepoli a ragionare nella logica di Dio, e per fare questo abbiamo bisogno di profeti, di profezia. Dio è sempre intervenuto nella storia del suo popolo mandando profeti. Sempre, sempre. A un certo punto della storia di Israele il popolo stesso si lamenta perché sono finiti i profeti e non c'è più nessuno. Però proviamo a guardare alcuni fra i profeti. Vi dicevo, non si può parlare di tutti, anche perché nella Sacra Scrittura sono citati diversi profeti. Tutti noi conosciamo i 4 profeti maggiori, poi ci sono quelli minori, 12. Poi abbiamo Giovanni Battista, che fa l'ultimo, anzi Gesù dice il più grande, e però ne abbiamo uno che di solito nella nostra sensibilità cristiana non c'è, ma che per i fratelli ebrei è il principale fra i profeti, che è Mosè. Ma nessuno come Mosè è stato profeta, tutti noi conosciamo la storia di Mosè. Ora, io voglio farvi notare di Mosè solo una cosa molto importante che a me piace moltissimo. Sappiamo che secondo il racconto dell'Esodo, che bisogna un po' prendere con le pinze perché non sappiamo esattamente cosa è successo, diciamo che dei profeti è quello più difficile da situare storicamente, capire cosa è successo veramente. Ma Mosè, questo bambino salvato dalle acque, il cui nome Mosè sicuramente ha la radice egiziana, il nome Mosè è egiziano, e che è un ebreo che a un certo punto, cresciuto nella bambagia, cresciuto alla corte di Faraone, Faraone in quel momento era il Trump dell'epoca, cioè era la potenza mondiale d'Egitto, a un certo punto questo, ci immaginiamo, giovane, palestrato e intellettualmente sviluppato, giovane ebreo che parlava più lingue, decide di liberare il suo popolo. Sappiamo come va la storia. Gli ebrei erano lì in un regime non di schiavitù, ma diciamo di semi-schiavitù, diciamo dovevano fare delle corvée, erano visti con diffidenza in quanto stranieri, non so se vi ricorda qualcosa, venivano pagati meno degli altri, vi ricorda qualcos'altro, magari della raccolta del pomodoro, non so. E Mosè a un certo punto dice no, bisogna fare qualcosa, basta lamentarsi, far crescere la gente la paura, non so se devi fare qualcosa di questo. Mi rimbocco le maniche. Il problema è che Mosè interviene e agisce, lui che ancora non ha conosciuto il Dio dei padri, mettendosi a tavolino, pensando di, facendo, interviene, fa. Poi sapete com'è andata la storia, che durante un momento di rabbia uccide uno dei caporali egiziani, e il giorno dopo, quando
due ebrei stanno litigando, lui cerca di far da paciere e questi due gli dicono perché se non ci ammazzi come hai fatto con quello. E lì in un minuto e mezzo Mosè si rende conto di una cosa semplicissima, che non se lo fila nessuno. Perché il cuore dell'uomo non è quello che lui pensava, che nessuno lo stava aspettando. E allora è interessante perché questa è una delle caratteristiche più belle, ce ne sono tre di cui vi voglio parlare brevemente, di questo primo profeta. Cioè che Mosè è un liberatore da liberare. È un liberatore sì, ma prima deve essere liberato dall'immagine che ha di se stesso, dal fatto che lui pensa di risolvere i problemi, dal fatto che finalmente sono arrivato in parrocchia e questa volta vedrai che le cose girano. Lui deve essere liberato da questa idea. E per farlo Dio dice va bene, prova, auguri. Tant'è vero che la prima esperienza è talmente fallimentare che Mosè scappa, va nel deserto, si ritira a vita privata, si sposa a Zippora, il suocero Jetro è anche un simpatico, fa il coltivatore diretto, fa il pastore, va tutto bene, si dimentica, tiene il mondo fuori dall'appartamento. Quando io sono qui nessuno mi disturba e Dio lo va a scovare. Sapete che in Esodo 3, la famosa teofania del rovetto ardente, qui c'è questa immagine di Dio bellissima, lui non conosce Dio, conosce le divinità egizie. Sì, il Dio dei padri, gli aveva parlato, quello per cui aveva messo tutte le domeniche, fai Pasqua e Natale presente, no? Però non era un rovetto che brucia quel Dio lì. E alla fine lo incontra. E di quell'incontro bellissimo ci sono due cose che io sottolineo sempre. Questo Dio che si racconta e che dice... ho visto, ho udito, conosco. Cioè il nostro Dio non è un Dio che sta sulle nuvole a farsi gli affari suoi, ma c'è. Infatti quando dà il suo nome dice io sono colui che è, Yahweh, che non vuol dire tanto, allora mi ha aiutato moltissimo una volta mio figlio che mi ha detto ci sei o ci fai? Ecco, Dio c'è, non ci fa. Io sono colui che c'è, che è. Ed è interessante perché Mosè in quel momento che ha questa esperienza mistica, questa esperienza interiore, questo Dio sentito dei padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe che è venuto in Egitto, adesso è il rovetto che brucia, qualcosa che ti illumina e ti brucia dentro. Però è un Dio un po' strano perché dice ho visto, ho udito, conosco, vai, armiamoci e partite, ho visto, vado, non ho visto, vai. E qui sta la prima grande straordinaria novità della liberazione biblica di Dio, che Dio non interviene se non attraverso di me, che Dio non parla se non attraverso le mie mani. Allora per raggiungere un carico da 40 i nostri fratelli ebrei, che pregano e meditano come noi anche meglio di noi su queste cose, in una grande riflessione messa per iscritto, che è il Midrash, una specie di prediche sulla scrittura diremmo noi oggi, ci dicono, non c'è scritto lì, ma immaginano un Mosè balbuziente, va lì, c'è anche tutta la storia perché è balbuziente, ma ve la dirò un'altra volta. Ora fammi capire, Dio dei nostri padri, che ti rivedi come colui che c'è e non ci fa, e che chiedi a me di andare dal più grande potente della storia, chiedergli di liberare, figurati se lo fa, i tuoi lavoratori pagati sotto costo, e io sono balbuziente. Così come Gesù sceglierà per dare la più grande notizia della storia dell'umanità, la risurrezione, le donne che nella civiltà, nella cultura ebraica non potevano parlare se non interrogate. Complimenti. Perché Dio ci vuole ricordare ancora una volta che è attraverso di noi che fa le cose, ma attraverso di noi così come siamo, non come vorremmo potremmo essere, con le nostre balbuzie, con il nostro essere non ascoltati. Bene, la prima caratteristica di questo profeta, del primo tra i profeti, che è un liberatore che fa un cammino di liberazione. Conosciamo tutti le piaghe d'Egitto, conosciamo tutti l'attraversamento del mare, che è andato al mare dei giunghi, non il mar Rosso, adesso non facciamo la lezione sull'Esodo. Ma una cosa è certa in tutto questo percorso, questa liberazione interiore di Mosè, che Mosè non ha voglia di fare il profeta. Più di una volta si lamenta con Dio. Perché il popolo di Israele, come noi, alterna momenti di entusiasmo, momenti di scoraggiamento. Certe volte va bene, certe volte va male.
ricordate il libro dei Numeri, ne parla quando sono nel deserto, liberati, ma non ancora liberi. Sono liberati, non c'è più Faraone, non c'ho più le corvée da fare, non sono più sottopagati, ma non hanno il coraggio di entrare nella terra promessa. Sono liberi, ma non ancora liberati. No, sono liberati, ma non ancora liberi. Cioè, è un cammino interiore quello che devono fare. E si lamentano con Mosè e rimpiangono le cipolle d'Egitto. Ah, lì sì, c'erano i porri, le lenticchie. Gratis, sì, ma eravate schiavi. E vabbè, quello è un dettaglio, no? Non è un dettaglio quello. E più di una volta questo profeta Mosè, che si è preso questa vega, ha dato retta a questo Dio, lui che balbuziente è andato, è riuscito, ha trigato, ha fatto, va da Dio e dice: ma non se ne può più, questo è un popolo della dura cervice, apposta, non ce la si fa. La capatosta è la mia, Signore, ma la capatosta è quella della mia parrocchia, del mio parroco, di questa chiesa che è balbuziente, fatico, Signore. E a un certo punto, sapete come va la storia? Sì, la conoscete, ma ve la ricordo che Dio gli dà ragione. Dio dice: guarda, hai perfettamente ragione. Cioè, ho scelto un popolo, ma proprio sbagliato. È un popolo della dura cervice. E c'è questo, ci sono due, di solito noi conosciamo un po' fino a Esodo 20, no? La consegna delle tavole della legge, però poi è un po' noioso, un po' ripetitivo, anche storicamente complessa la storia come raccontata, ma ci sono due episodi bellissimi. Il primo, ricordate quando a un certo punto Mosè nel deserto che vaga l'amico con questo popolo dice a Dio: fammi vedere il tuo volto. E dice: no, non si può, perché chi mi vede muore, come dire, è insostenibile il volto di Dio. Allora ti faccio vedere le spalle. Bellissimo. Così Mosè si rifugia e ovviamente si dice è un antropomorfismo, cioè un modo di raccontare, Dio non ha né volto né spalle, ma si capisce. Mosè Dio dice: mi raccomando, sapete come i bambini, no? Copriti gli occhi, ma vai se guardi, e passa. E Mosè vede alle spalle Dio, la gloria di Dio, la scechinà di Dio, talmente bella che ogni volta che Mosè incontra Dio e torna, si deve coprire il volto con un velo, talmente raggiante, un modo di dire bellissimo. Ma c'è questo altro episodio bellissimo nella seconda fase del Mosè, liberatore da liberare. Quando a un certo punto Dio dice: senti, facciamo così, hai ragione tu, questi sono assolutamente decoci, teste dure, abbandoniamo il loro destino e di te, Mosè, farò un grande popolo. E sapete com'è andata? Che Mosè dice: no, io sto col popolo. Cioè quel cammino per cui Mosè all'inizio credeva di fare il superuomo e di liberare, poi deluso si è ritirato e poi finalmente ritorna e poi scopre che questi qui sono usciti dall'Egitto ma hanno una testa ancora tutta da schiavi e poi si lamenta 100 volte e questi se la pigliano con lui. Molte volte in Esodo, ma anche in Numeri, a volte in Deuteronomio, si dice che il popolo voleva uccidere Mosè. Si dice: ma non se ne può più, perché è un leader. Ebbene, alla fine Mosè si appassiona a questo popolo e Dio gli dà retta. Ma la terza cosa più bella di Mosè, del profeta, è che Mosè, è una cosa che a me emoziona raccontare nel libro del Deuteronomio, Mosè non entrerà mai nella terra promessa. Non ci entra. Sul monte Nebo, l'attuale Giordania, vedono finalmente Gerico, tutta la terra di Canaan, e Mosè muore. Deuteronomio scrive: Mosè morì, c'è scritto, per la parola di Yahweh, che non si capisce molto, ma l'ebraico a volte è un po' misterioso. I rabbini commentano: sulla bocca di Dio, che vuol dire, perché Dio disse che è il momento di morire Mosè. Alcuni rabbini usano dire: baciato le labbra da Dio. Che più grande onore per un figlio di Israele e anche per noi. E conclude
quel passaggio, il libro del Deuteronomio, nessuno ad oggi, pensate che il Deuteronomio viene scritto 400 anni prima di Cristo, 500, e racconta episodi antecedenti di 1000 anni, più o meno, sono date già stanno patente. Però è interessante che il Deuteronomio dice nessuno fino ad oggi sa dove sia sepolto Mosè. Nessuno fu un profeta più grande di lui. Pensate, è talmente libero da non aver avuto bisogno di entrare nella terra promessa. È talmente libero, finalmente, da non avere bisogno nemmeno di un mausoleo che lo ricordi e lo celebri come padre fondatore del popolo di Israele. Wow! Questo è il primo profeta che Dio ha mandato al suo popolo. Io trovo molte attinenze, molte assonanze con quello che vivo e che viviamo tutti, o no. Anche noi viviamo una situazione di semischiavitù, o no. Intendo dire facciamo tutti i bravi, facciamo tutti gli splendidi, però in realtà parliamo come dei matti, siamo sempre con l'acqua alla gola. Il tempo libero è libero per lavare e stirare, per la spesa, cioè che libero è. Agoniamo come dei matti, 20 giorni di vacanza, il primo giorno di vacanza diciamo tra 19 giorni devo tornare in ufficio, ma ti spiego. Che libertà è? Senza essere pessimisti, ma è un po' così, attenzione però, io vorrei fosse chiaro a tutti questo. La libertà è una questione di approccio, di cuore, è una conquista, è un cammino, è una liberazione. Tu puoi anche essere in carcere ed essere libero. Penso a Nelson Mandela, penso a quei fratelli e quelle sorelle che in quella tragedia immane che fu la Shoah, nei campi di sterminio, erano liberi e loro non sapevano che sarebbe finita. Ci tengo, se passo a vedere. Tutti conosciamo padre Massimiliano Kolbe, ma pensate a Tito Brands, ma pensate a Edith Stein che venne scovata e tirata fuori dal convento di Carmelitani in cui era. Pensate a Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante impiccato per ordine diretto di Adolf Hitler a poche settimane dalla fine della guerra. La libertà è una questione di anima, liberi dal giudizio degli altri, liberi da... quindi non è le cose che fai. Sono sempre rimasto impressionato, stiamo per iniziare l'avvento, sono sempre rimasto impressionato da una delle frasi più insostenibili del Vangelo, quando in Luca i pastori vanno, i pastori erano i poveracci di allora, non erano il mestiere del cavolo, e dopo aver visto Gesù se ne tornarono lodando e glorificando Dio, scrive Luca al capitolo 2. Non cambiarono mestiere, no, vinsero il protocarge, finalmente non fecero più quel mestiere. Noi possiamo stare in una condizione, poi se siamo liberi di meglio, anche fisicamente, intendo dire, ma è il nostro sguardo che cambia. Ecco, mi sembra che abbiamo bisogno di persone, profeti oggi, che ci aiutino a restare liberi, a diventare liberi. Io penso che oggi abbiamo bisogno di uomini e donne che ci insegnino a scoprire il fuoco ardente che è Dio, di un Dio che c'è e non ci fa. Io penso che abbiamo bisogno di uomini e donne che abbiano il coraggio oggi di stare con gli altri, anche in quella terra di mezzo in cui non è ancora finito e non sei più quello di prima, senza pretendere troppo, senza pestare i pugni, senza volere la chiesa dei puri, dei perfetti, dei giusti. C'è sempre gente così, non vuole gli altri, però c'è gente che pensa questo. Mi viene sempre da citare, forse l'ho già citato, ma le cose belle va bene ripetere anche 20 volte, quando il grandissimo Papa Benedetto si è trovato alla sua prima giornata mondiale dei giovani. Sapete, dopo Giovanni Paolo II non era facile, eh? Lui era una rockstar, vedete, Benedetto, docente universitario timido, tedesco, peggio non poteva andare. E a Colonia, la veglia di preghiera del sabato sera, cito a memoria, disse: alcuni fra voi giovani immaginano e sognano una chiesa fatta di persone incorruttibili, perfette, che non sbagliano mai. E aggiunge Papa Benedetto: io non saprei come starci in una chiesa così, perché sono un peccatore. Io credo che questo sia il cuore. Questo Mosè a un certo punto a Dio dice: senti, adesso prendo le difese del popolo. Quindi se vuoi vai pure, io resto con lui.
un altro profeta, non tempo di parlarne, che Ezechiele, che immagina quando Gerusalemme viene distrutta, re Nabucodonosor nel 587, tra gli Assiri e gli Egizi, irrompe la nuova potenza mondiale, i Babilonesi, il re di Israele del sud, il nord è già stato conquistato, il piccolo regno di Giuda, due sole tribù, Gerusalemme capitale, ma c'è il Tempio comunque, caspita, c'è l'Arca della Alleanza, c'è la Shekinah, ci sono le tavole della legge, Nabucodonosor già aveva mandato alcuni avvisagli, aveva già assediato Gerusalemme e poi alla fine porta via Gerusalemme, brucia il Tempio e deporta per la seconda volta tutti i capifamiglia, i sacerdoti, il re e la corte. Il re e la corte era già stato deportato e li porta a Babilonia. Ebbene, il profeta Ezechiele è stato portato nella prima deportazione, è un sacerdote del Tempio, vede la gloria di Dio, bellissimo, la Shekinah, abbandonare il Tempio e seguire il popolo. Abbiamo bisogno di profeti che non hanno bisogno di mausolei, che curano più la loro vita interiore e il loro cammino che far vedere che lo stanno curando. Ecco, Mosè mi ha affascinato molto, sono stato molto contento di incontrarlo e di ritrovarlo in questo modo. E voglio parlare poi brevissimamente di un altro grande profeta, questa volta siamo al nord. Sapete che dopo la morte del re Salomone il regno torna ad essere diviso. Saul e soprattutto Davide erano riusciti a mettere insieme le 12 tribù, che erano molto diverse. E poi purtroppo le 10 del nord vengono invase, il cosiddetto regno di Israele, capitale Samaria, un po' di storia va bene a tutti, nel 721-722 re Sennacherib, gli Assiri di nuovo. Ebbene c'è un profeta, prima della caduta, Elia, il Tisbita. Elia è una figura di profeta bellissima, tutti noi ci ricordiamo perché Gesù da retta a seconda la diceria popolare, un po' superstiziosa ma popolare, che diceva che prima della venuta del Messia sarebbe venuto Elia di nuovo, poiché era stato rapito da un carro di fuoco. È molto bello. Elia ha una storia bellissima perché si ritrova in un momento molto fragile della storia di Israele. Ricorda qualcosa? Di cui tutto sommato alla tradizione e alla religione dei padri, c'erano tutti i templi, non c'era ancora il Tempio di Gerusalemme come centro propulsore perché il nord ormai si era staccato, in tutti i vari templi regionali eccetera eccetera era arrivata la moglie del re del regno del nord, Jezabele, Madame Jezabele, molto raffinata, che in dote si era portata la sua religione, le divinità Baal. Sapete com'è la gente? Perché no? Colpo al centro, colpo alla botte, anzi un po' più di vivacità, un po' più di esoterismo. E così Elia è uno che è un po' pessimista, però Elia sostanzialmente pensa di essere l'ultimo profeta rimasto. Ricordate, abbiamo letto due domeniche fa con la vedova, l'ovolo della vedova, la prima lettura parlava di questo Elia che arriva a Zarepta di Sidone, trova questa vedova che lo accoglie, questa vedova è disperata, non ha più da mangiare, e lui gli chiede da mangiare e lei dice ti faccio l'ultima focaccia e poi morirei. È una pagina struggente, tra l'altro interessante perché avviene a Zarepta di Sidone, cioè fuori dai confini di Israele, come dire, ma non è che solo ci sono i santi da una parte e i pagani dall'altra. Ebbene, Elia ti svita prima di quella cosa lì, a un certo punto sapete la storia che è terrificante, per cui va più volte da re di Israele, anche si dice, insomma, ma decidi da che parte stare. E lui un po' sì, un po' no, sì, sei profeta, no, però mia moglie è tanto carina, i profeti vanno male,
la sfida a duello i profeti di Baal. Su Monte Carmelo. Su Monte Carmelo questa sfida è simpaticissima, se me la scelta fin western, per cui loro sono 400 e lui da solo, c'è tutto il popolo che guarda come va a finire, non c'era quella partita del Napoli allora, c'è sta roba. E costruiscono un altare di pietra, mettono sopra degli animali uccisi in olocausto e la sfida è: invochiamo Dio, se scende il fuoco dal cielo, il fulmine, è il Dio giusto, partite prima voi che siete in 400 e questi iniziano. È divertentissimo, non ve la leggo perché ve la racconto, perché la Bibbia è una narrazione simpaticissima, Elia che li prende per i fondelli, perché questi cominciano e non succede niente, si scavano, ballano, fanno, eccetera, eccetera, e gli così, ma secondo me dorme ancora, va, gli urlate più forte, quasi urlo, ma secondo me è di malumore, questi cominciano con i coltelli a sanguinare, insomma, fanno tutto e non succede niente. Poi arriva lì, secondo me un po' ci ha giocato quella volta lì, fa bagnare con l'acqua tutto l'olocausto in modo che non ci sia autocombustione, che nessuno dica c'è un trucco, e poi dice semplicemente a Dio, fai un po' vedere chi sei. Cade un fuoco dal cielo che divora tutto l'olocausto, eccetera. Il problema è che lì Elia si lascia scappare la manina, dice già che ci siamo, la folla vi immaginate, già che ci siamo, dice boh, adesso uccidiamo i profeti di Baal e uccidono tutti i 400 profeti di Baal, che non è carino. Al che la regina Gezabele gli manda a dire modi becco. È interessante perché leggevo un commento, l'ho anche scritto sul libro, se qualcuno di voi avrà la bontà di leggerlo. Che curioso, faceva notare il cardinal Martini. Cioè, se uno ti vuole ammazzare, mica te lo manda a dire. Il cardinal Martini rifletteva sull'effetto che fa la paura. Perché Elia, che al vertice del suo successo, ha richiamato il popolo, lui stesso, Elia vuol dire il fedele, colui che è rimasto fedele, che ha chiamato tutto il popolo, che ha richiamato, ricordate quello che dicevo 20 minuti fa, il profeta non è quello che interpreta, che predice il futuro, ma interpreta il presente, e il presente è corrente dietro alla prima moda che c'è. Eppure questo profeta, che finalmente ha preso potere, è spaventato dalla minaccia di una donna che gli manda a dire mossi di becco t'ammazzo, ed è riconoscibile, scappa nel deserto come un pazzo, e a un certo punto in questo deserto addirittura non ne può più e decide di lasciarsi morire. Guardate, un discorso molto 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 delicato, e lo dico in punta di piedi, prendetemi per diritto. La Bibbia non ha paura di dire che anche grandi uomini di Dio hanno desiderato morire. Ok? La Bibbia non ha paura di dire che anche per un credente ci sono momenti in cui non ce la fai più. E Dio gli manda i corvi che gli portano da mangiare e con quel pane prosegue il cammino. I padri della Chiesa hanno tutto costruito, quel pane. Quel pane, l'Eucaristia, quel pane, quel pane, quel pane. E finalmente arriva il monte di Dio sull'Oreb. E c'è questa scena che leggiamo durante la liturgia, in cui Dio incontra Elia. Ma la cosa più divertente, più bella, più emozionante, in cui per un attimo, come potremmo dire, usciamo dalla vita pubblica di Elia, no? Cioè abbiamo visto che cosa Elia ha fatto, la sfida, eccetera, eccetera, entriamo nel privato, nell'intimo di Elia. Elia è scoraggiato, ma ha trovato la forza per fare ancora un po' di cammino, torna alle sue radici, il Monte Oreb, il Monte di Dio. E la prima cosa che Dio gli dice è: che fai qui, Elia? Che fai? Guardate, continuerò a ripeterlo se il Signore mi darà la forza e il tempo. La Bibbia è piena zeppa di domande. Siamo noi che non la sappiamo leggere. La usiamo come se fosse una specie di manuale del giovane malvolto, con le soluzioni per fare bravi ragazzi. La Bibbia è piena di domande. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me c'è Gesù e i primi due discepoli? Chi cercate? Che volete?
Che fai qui, Elia? Adamo, dove sei? Che fai qui, Elia? Il Signore ci chiede consapevolezza, chiede a Elia di parlargli di Elia. Elia risponde come all'inizio del libro, dice: sono pieno di zelo per il Signore. Sì, ne uccidi 400, ti sei messo un po' in guai, ti sei lasciato prendere un po' romano, forse, no, Elia? E poi c'è quella pagina bellissima, la teofania. Un terremoto, Dio non era nel terremoto, un vento impetuoso, Dio non era nel vento. E alla fine un mormorio di brezza leggera. Ed Elia si copre il volto. E poi Elia avrà tutto un vissuto bello. Ma mi piace, vi ho raccontato solo un episodio perché non ci stiamo nel tempo, staremo qui tutta la notte, ma è bellissimo di nuovo. Un profeta che vive una condizione molto simile alla nostra. La gente che abita nel nostro quartiere, nella nostra città, è brava gente, ma dai, e crede anche. E guai a toccargli il santo patrono o il Natale, no? Ma va anche bene tutto il resto, intendo dire. Le altre religioni, gli altri idoli, non abbiamo i Baal. Abbiamo i social, abbiamo i like, abbiamo il lavoro, abbiamo lo sport, quanti idoli abbiamo? Abbiamo la carriera ecclesiastica, che qualcuno mi riconosca, che qualcuno mi dia retta, fate di essere una buona madre, un buon padre, un buon figlio. Vedete, siamo pieni zeppi di idoli, ne sa cosa avranno, ha dovuto distruggere tutti. Elia ci richiama, i profeti ci richiamano all'unico vero Dio. Quello che si è raccontato, noi, io lo dico spesso, non crediamo in Dio, noi crediamo nel Dio che Gesù è venuto a raccontare e che prima si è rivelato al popolo di Israele e che in Gesù, ebreo, si è rivelato definitivamente. Io non ho bisogno di cercarlo, ho bisogno di capire e di accogliere questa parola di Dio che continuamente fiorisce, germoglia, ributta come quando potate in primavera. Anche in me, anche dopo decenni, anche se quella parola l'ho ascoltata mille volte. Ecco, il profeta, la profezia è questa. E di come leggiamo questo tempo? Io ogni tanto mi scanno sui social, poi sono uno che abita i social ma non li sopporta molto. Io ci tengo a dire questa cosa, prendetemi per diritto, se una cosa incredibile, bellissima, ha fatto il cristianesimo, e di far fiorire tutto quello che di umano c'è in qualunque esperienza, anche religiosa, di altre fedi. I cristiani, che i primi cristiani, scusate, che non erano bigotti come noi, porca miseria, non hanno avuto paura di prendere i simboli del paganesimo del nord Europa, che erano gli alberi, gli abeti, e di farne l'albero di Natale. Non hanno avuto paura, ci hanno appeso le palline di cristallo che richiamavano l'ostia, e non hanno avuto paura di mettere la data di nascita di Gesù, che è assolutamente inventata, il giorno in cui i romani celebravano il sole invictus, cioè il giorno in cui finalmente il sole superava la notte, e non hanno avuto nessuna paura di prendere tante sensibilità e di rileggere la luce della fede. Ecco, quello che un profeta è capace di fare è di richiamare, di vedere. I padri della Chiesa dicevano i semina verbi, cioè i semini del verbo di Dio in ogni realtà, in ogni situazione. Anche quella un po' sgangherata, anche quella che noi diciamo superstiziosa, di tradizione popolare, poi. No, perché va fatta fiorire. Però Elia commette l'errore che a volte noi di sostituirci a Dio, un delirio di onnipotenza. Decido io. A me ha sempre tanto commosso, non più tardi di un paio di settimane fa, parlavo a un gruppo di 200 giovani che fanno scuola dell'agricoltura a Brescia. E ho commentato Genesi 1 e 2. La prima frase del primo libro della Bibbia: in principio Dio creò il cielo e la terra. E poi ce l'ha racconto, la terra era tohu e buhu, che vuol dire come un abisso, informe,
e lo Spirito aleggiava sulle acque e Dio disse sia e luce fu. Cioè, nel linguaggio poetico, non è una puntata di Piero Angela, l'autore della Genesi descrive l'universo come un caos informe, usa delle immagini, l'abisso, la tenebra, e questo Spirito, Dio, che aleggia sulle acque, come se fosse sopra e si trattiene, dice, oh, che faccio? Aspetta, aspetta, adesso che faccio? No, aspetta, aspetta, adesso che faccio? E cosa fa? Parla. La prima cosa che Dio dice nel primo libro della Bibbia, nel primo capitolo, è sia. Sia. Un'affermazione positiva. Nei sette giorni della Bibbia non c'è una negazione linguistica. Sia. E fu. Mette ordine nel caos. Elia pensa di togliere il caos. Anziamo i 400 profeti di Baal. Voi non vorreste così? Io sì. Io vorrei una bacchetta magica che mi risolvesse tutti i problemi della mia vita. Io vorrei buoni da una parte, cattivi dall'altra, io mi metto di buoni. Io vorrei così, vorrei un po' di ordine nella mia chiesa, nella mia parrocchia, nella mia famiglia, nella mia mente. Io no. Non vuole togliere il caos, vuole ridare armonia, rimettere in ordine. Infatti, solo l'esperienza del deserto di Elia lo convince, lo converte, capisce cos'è l'essenziale, solo quando sperimenta il suo limite e la smette di fare il forzuto, che fai qui Elia, lui si definisce, sono pieno di zero, sì, vabbè, meglio, sei pieno di zero, e noto profeta simpaticissimo è Amos, profeta minore, ma minore per modo di dire. Lui è nato a sud e viene mandato a nord e dà delle randellate prima della caduta del regno del nord, in cui si è creata una situazione allora succede, in cui c'era gente ricca, gente povera. E la gente era sempre più ricca. La gente è sempre più povera. Allora succede adesso. A un certo punto lui da sud va su e comincia a menare a randellate. Potremmo dire che è uno social, un logo, è uno dei centri sociali, Amos. Dà delle randellate che a un certo punto è da ridere perché intervengono i sacerdoti dalla parrocchia del centro. Torna a casa tua a dire queste robe qua. Ed è lì che lui dice, io di professione facevo il raccoglitore di pomodori di seconda. Cioè, fosse stato per me, ma Dio ha detto, vai. E siamo in chiesa non si possono citare parole troppo forti della parola di Dio. Andate invece a vedere il requisitore che fa Amos, descrivendo le ville con il racconto, con il letto. Con i divani intarsiati da d'oro. C'è scritto nella Bibbia, non guardate distorto, ok? Tranquilli, di quando definisce il Signore dell'alta aristocrazia di Samaria, dice, e voi, vacche di Basan, che passate il tempo a toccarvi in beltà, intanto non vedete il misero che muore alla porta di casa vostra, sarete portati in esilio. Una cosa terribile, ma si faceva, legati gli uni agli altri dal labbro, per portare in giro gli schiavi si infilava un uncino nel labbro inferiore, la catena, il labbro, e nessuno usava da via perché ti saresti strappato il labbro. Tu leggi queste cose e lì senti la il sacro sdegno, la giustizia di Dio che si ribella. Ora, senza approfondire troppo perché il tempo corre veloce, però la profezia in certi momenti diventa anche sassolino nella scarpa. Il mondo vorrebbe tanto che i cristiani restassero chiusi nelle loro chiese a dire tante preghiere e basta,
ogni tanto facessero un po' gli infermieri della storia. Quindi che bello il volontariato, quando andiamo a fare quello che lo Stato, quella società, la collettività dovrebbe fare. Ma in certi momenti anche un sassolino nella scala. Beh, anche qui nella vostra terra avete avuto dei bei martiri, le Pinoliane. Abbiamo appena... è stato, non so cosa ne pensi tu, Pasquale, ma è stato un colpo al cuore vedere lo stesso giorno beatificato Paolo VI e Oscar Romero. Oscar Romero. Questo vescovo del sabato, qualcuno di voi se lo ricorda. Che face... beh, Oscar Romero è un santo bellissimo. Il sabato c'era una dittatura, con i militari che andavano a messa tutte le domeniche in prima fila. Brava gente, brava gente. E Oscar Romero, Oscar Arnulfo Romero, faceva il bibliotecario, carriera accademica, curiale, e poi l'ha fatto vescovo. Mamma mia, che disastro! Ed era uno così, che diceva ai propri preti: non occupatevi troppo di campesino, questo è socialismo, non è mica Vangelo. E poi un giorno gli hanno ammazzato un prete. E lui è andato a vedere, e lì si è convertito, lo dice lui, non lo dico io. Vedendo i poveri, lui dice di essere stato convertito dai poveri, che questo prete aveva tutta la loro speranza. È rimasto talmente scosso, non so se... sì, ma venite un po' preparati la prossima. Non so se lo sapete, ma quando Monsignor Romero è tornato nella diocesi, era talmente sconvolto. Io credo l'unica volta nella storia della Chiesa, o quasi, che la domenica successiva ha imposto a tutte le parrocchie della sua diocesi di non celebrare le Eucaristie. L'hanno poi ucciso, mentre celebrava messa il giorno feriale. A volte, come Amos, la profezia ha anche il coraggio di dire: no, questo non va, senza fare il rivoluzionario, senza fare i centri sociali, cosa, ma dire: no, cioè, intendo dire. Questo non è giusto. Questo gli occhi di Dio grida vendetta, che Dio non si vendica se non a modo suo, ma come dire, la profezia in certi momenti diventa anche qualcosa di impegnativo, di scomodo. Vi parlo ancora brevemente di Isaia e poi chiudo, che è finito il mio tempo. Isaia è il Dante Alighieri della Bibbia. E se fino adesso i profeti che vi ho raccontato avete la storia, invece i profeti maggiori, purtroppo, avete solo delle profezie, cioè sono difficili da leggere, nessuno di voi qui dentro, ma neanch'io, si mette da pagina 1 di Isaia e va avanti, perché è incomprensibile, c'è una serie di profezie che a volte non sa neanche di cosa stia parlando. Se sta interpretando delle cose, non sai a cosa si riferisca, lo sapevano chi stava ascoltando. Ma la cosa divertente è non soltanto che Dante Alighieri, perché scrive benissimo, ma che dietro la figura di Isaia in realtà abbiamo tre persone diverse: prima, durante e dopo l'esilio. Isaia, il discepolo di Isaia e il discepolo del discepolo di Isaia. Isaia, primo Isaia, secondo Isaia e il trito Isaia, si dice, come prezzo. Isaia ha delle pagine straordinarie, ve ne cito solo una, ne cito a memoria perché me la ricordo. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Può forse dimenticarsi una madre del figlio che porta in grembo? Se anche si dimenticasse, io, tuo Dio, non ti dimenticherò mai. Uno sente una roba del genere e già dice: wow, ne basta la pena venire oggi in chiesa. Forgeranno le loro lance in poveri, le loro spalle in falci, no? Sì, in falci. Cioè, è veramente quello del grande respiro. E Isaia 44-46 è stato anche l'unico, 44-45, scusate, è stato anche l'unico di tutta la scrittura a immaginare un Messia perdente, sofferente. Così come Gesù si rivelerà, quindi non il Messia muscoloso che finalmente arriva ai nostri e libera Israele da tutte le sue disgrazie, ma un Messia arrendevole e mite, che sì, salva il popolo e noi, ma attraverso il dono di sé, non attraverso la forza. Certo che nessuno poteva capirla sta roba, adesso non riusciva ad arrivare. Un ultimo punto lo faccio,
solo, cerca sempre, sapete, un fragile vaso di coccio in mezzo a vaso di ferro. Quello che noi chiamiamo l'Israele biblico è una striscia di terra grande come la nostra Calabria attuale, cioè valore zero, se no che era un corridoio per andare dall'Asia all'Africa, tutti passavano di lì, c'era l'autostrada. E quindi loro cercavano in tutti i modi di non farsi conquistare troppo, eccetera, eccetera. Ebbene, quando, come vi dicevo, il regno del nord cade molto prima, il regno di Giuda, capitale di Gerusalemme, cade nel 587, il re cercava in tutti i modi di un colpo di cerchio, un colpo alla volta, allora adesso mi alleo con gli egiziani contro gli assiri, che poi sono tutto un pasticcio. E alla fine gli rompe sulla scena Nabucodonosor di Babilonia. E Geremia coglie questa cosa. E quando tutti i profeti di corte dicono al re: sei un grande, ma sei bravissimo, guarda che la tua abilità nella politica estera è stratosferica, arriva Geremia, l'unico, dice: io ho fatto dei gesti, i profeti facevano anche dei gesti un po' assurdi, no? Muore la moglie, non fa lutto, si veste da rifugiato e se ne va davanti a tutti fuori dalla porta della città, che la gente sa, un po' portigliella, un po' non sei molto simpatico, un po' insomma, alla fine tutte le volte lo riempiono di mazzate questo povero Geremia. Geremia, infatti, si dice ancora oggi, no? Le lamentazioni di Geremia, perché Geremia a un certo punto ha una delle pagine più intense di tutti i profeti, in cui maledice Dio per averlo chiamato a fare profeta. Qui dice: no, cioè, no, signore, mi hai rovinato la vita, non c'ho più una ragazza, tutti mi guardano in questo portaiella, eccetera, eccetera. Dice: ma io non volevo fare questo. E poi c'è quella pagina bellissima in cui Geremia dice: mi hai sedotto e mi sono lasciato sedurre. Non è facile essere discepoli. E se almeno una volta nella vostra vita non avete detto: boh, signore, basta. E però dice: però c'è questo fuoco dentro che mi porta avanti. Geremia purtroppo avrà ragione. Pensate un po', quando i babilonesi gradano solo Gerusalemme, lo considero un collaborazionista. Lui che in realtà non voleva certo far questo. Ecco, Geremia ci richiama a una cosa molto semplice, che a volte la profezia ti porta a condividere la storia di un popolo e anche la sofferenza. Adesso dico una cosa un po' forte, prendetemi bene. Se non abbiamo così tanto la Chiesa da soffrire un po' per essa in questo momento, non perché noi ci sentiamo migliori, ma perché la amiamo. Se non amiamo così tanto la nostra gente, la nostra città e la vita, perché abbiamo scoperto che è un dono, e perciò ci restiamo un po' male, non nel senso che facciamo sempre i cattolici snervati, che la colpa è sempre degli altri, ci sono i nemici, tutte queste stupidaggini qui. Proprio un dolore. Un dolore. Così Geremia ci richiama questo. Poi c'è Ezechiele, vi dicevo, un prete che viene portato in esilio. Interessante. L'ultimissimissimo di cui devo dire però due parole, di cui vi parlavo appunto, è Osea. Osea, un profeta minore, io amo la follia, l'ho tenuto per ultimo perché poi devo scappare dalla porta, che qualcuno mi viene dietro con la faccia, perché dirò delle cose un po' forti, ma sono scritte nella scrittura, se qualcuno mi dimostra il contrario io cambio idea. Osea è uno che ha sposato una signora che di professione faceva la prostituta sacra. A noi fa un po' strano, però in molte culture, in molte civiltà e anche in molte religioni la sessualità è sempre stata vissuta come una forza bella, intensa, che avvicina al divino. E perciò, penso ai greci, ai romani, c'erano le prostitute sacre, quindi che avevano un ruolo anche all'interno della religione. Ebbene, anche nel popolo di Israele c'è stata un po' questa deriva, cioè ci sono stati dei momenti in cui ci sono state queste cose, e come faceva la prostituta sacra. Quindi è peggio che fare la prostituta, peggio
senza nessun giudizio, perché è un discorso un po' ampio, un po' complesso, però aveva una visione sacrale della propria prostituzione, che è più difficile poi da venire fuori. E Osea, con lei ha tre figli, ovviamente uno che è innamorato di una prostituta è un po' impegnativa come storia d'amore, eh? Cioè una prostituta che continua, non che, e Dio lo sceglie come profeta, cioè mi è stata fatta impazzire, scusate. Cioè Dio lo sceglie come profeta perché la sua storia diventa profezia, la sua storia diventa simbolo di come Osea barra Dio ha a che fare con Gomer barra Israele, l'infedeltà di Israele. Ora, e qui mi fermo perché tira troppo tiri delle conseguenze mica da ridere. Dio non sceglie come profeti bravi ragazzi, Dio sceglie anche delle storie irrisolte, in evoluzione, complesse, che noi giudicheremmo fuori dalle regole per comunicare qualcosa. Una volta, caro Pasquale, ho litigato con mio padre, ho litigato, no? Siamo un po' presi per gli stracci, ma da bravi cristiani, in cui insomma c'era una disputa rispetto a una persona che secondo questo parroco non aveva, non era il caso che facesse il catechista. E io ho detto, beh, guarda, forse per te oggi il profeta Osea non potrebbe neanche leggere in chiesa. Ti immagini cosa dice la gente? Insomma, capitevi, non voglio farla semplice, ma è semplice. Cioè che Dio prende ogni storia, ogni vita, ogni situazione per farla diventare profezia. Lo dico in mezzo a noi, quei fratelli e sorelle che magari hanno una storia un po' che giudicano pesante. Guardate che Dio proprio non ci sente da quell'orecchio lì. Addirittura fa di Osea un profeta. Concludo e facciamo un minuto di silenzio. Sì, Signore, abbiamo bisogno di profeti. Ce ne sono. Sì, Signore, abbiamo bisogno noi di diventare profeti, non facendo il grillo parlante di Pinocchio che dice agli altri come devono fare, ma aiutare le persone che incontriamo domani al lavoro a rileggere la loro vita in una logica di Dio. Quanta profezia manca nelle nostre città. La gente più che lamentarsi, più che fare le vittime, più accusare il mondo che ce l'ha con me. La gente, non solo dalle vostre parti, ma meglio che è uguale. La gente è arrabbiata, snervata, insoddisfatta. Non abbiamo mai vissuto così a lungo nella storia dell'Italia, a lungo, come anni, vita media. E siamo... Poi le cose possono andare 100 volte meglio. Ma ripeto, la cosa che ci manca è lo sguardo di Dio sulla nostra vita e sulla vita degli altri. In un minuto di silenzio ognuno porti a casa una frase e concludiamo. Sì, o Signore, manda ancora dei profeti in mezzo a noi, che come Mosè siano liberi per poterci alla liberazione, che ci facciano innamorare del rovetto ardente, che si schierino col popolo. Persone piene di zelo come Elia, che sanno anche affrontare e superare momenti di scoraggiamento per andare all'essenziale. Profeti come Amos, che sappiano avere il coraggio di denunciare l'ingiustizia, portando delle conseguenze. O come Isaia, che sappiano consolare, o Geremia, che sappiano condividere col popolo ogni sorte, come Ezechiele, che dà speranza ai deportati in Babilonia. Non ci fa scoraggiare, perché come Osea sappiamo che nulla nella nostra vita può ostacolare il fatto che tu usi quello che siamo per aiutare noi e gli altri a vedere la tua presenza nella nostra storia. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Grazie dell'ascolto, buona vita a tutti.
anche Morione e condividiamo il servizio. La Padre Carmine, il vicario forale della Forania di Pago, di Croce, il Donatino che abita qua, e sono presenti, almeno quello che ho visto. Beh, ci prendiamo questa benedizione. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. Ma veramente.